Solitamente, perché solitamente non lo faccio, leggerò la letterina come quelli che i bambini fanno a Natale per questo artista. Conosco Costa Piemontese da decenni, quindi mi raccomando, riferitevi a quella situazione natalizia, il bambino, fanciullino, ecco, quella lì. Conosco Costa Piemontese da decenni, complice del nostro incontro fu Antonio Leonardo Verdi, quella volta che mi disse andiamo a trovare i gemelli Messapi. Nella mia mente è sempre fissa l'immagine di via Umberto I, si chiama ancora così quella strada, con questo strano nome, nei pressi della sede della provincia di Lecce della prefettura, dove con Antonio di Legari all'incontro. Costantino con suo gemello Beniamino erano intenti a lavorare la cartapesta, a scolpire nelle varie forme immagini che affondano nel mito della Messapia, in quello del Salento, terra vissuta con intensità, con passione, con amore, quello stesso amore di cose antiche che rinforzano la memoria e che danno senso alla vita di ognuno di noi. Un giorno seppi che i due fratelli chiudevano la loro lunga attività di cartapestali e che le loro strade, pur sempre unite dall'affetto parenterale, si dividevano nel continuare a fare altro. Beniamino con il suo impegno civile nella difesa dei luoghi storici e sacri del Salento, attraverso l'osservatorio Anna Maria Vassari e Antonio Verdi, impegnato a fotografare, filmare e suonare, come sta facendo stasera senza la tromba. Costa invece di immergersi nella pittura, nel disegno, nel trasporto delle immagini su supporti che le sue mani cercano nella sua casetta di via Antonello Corrige. Accade che un giorno, andando in giro per la legge storica, cercando di immagini, suoni, rumori, angoli, spigoli, bar, vino e quant'altro che riguardasse Edoardo De Cagna, mi imbattessi in Costa che si dirigeva al suo atelier. Mi invitò a visitarlo e lì scoprì la sua nuova attività. Aveva deciso di fare tutto. Timidamente, ma sempre accompagnato dalla gioia della nostra lunga amicizia, Costa mi fece vedere i suoi disegni, le sue tette, i suoi ori. Gli chiesi di dipingermi un ritratto di Edoardo, che poi sarebbe stato esposto nel Fondo Verdi in occasione di un ricordo dell'artista leccese. Evento che effettivamente si svolse con l'immagine del ritratto di De Cagna dipinto appunto da Costa. Poi passò del tempo fino a quando una email mi giunse di primo mattino, leggera come una piuma e sottile come una carta velina. In essa c'è scritto: tu Maurizio sei stato l'unico intellettuale che io abbia invitato a venire a casetta ed anche l'unico ad esserci stato. Un anno trascorso fa riprendere il filo di un rapporto con la carta e i colori che si era interrotto anni fa e che ho pian piano, fragilmente ritrovato nella piccola stanza in cui mi ha fatto compagnia il desiderio. Ti cito ora dei passi di Emily Dickinson, scrittrice ben cara, che ha scritto in uno dei suoi fascicoli nascosti questo. Sono stata per anni lontano da casa. Passarono anni prima che ritrovassi la strada di casa, ma non osavo avvicinarmi a casa, temendo che uno sconosciuto mi spuntasse impietrito, respingendomi con la domanda che cosa ci facessi io ancora là, dopo una vita trascorsa altrove. Fuori dalla citazione, Costa continua, l'attaccamento incredibile alla casa del calore e del colore l'ho voluto rendere a modo mio, su fogli della mia cartapesta, di quella nostra cartapesta leccese, materiale impastato in molte stanze di questa città, insieme coi manichini messi ad asciugare le strade, territorio conosciuto di slancio, unione, costruzione e speranze per la coppia di Messapi felici e sognatori che siamo stati Benia e Dio. Una dozzina di fogli colorati, percorrendo i quali ho ritrovato forse la strada di casa. Il percorso è stato quello dei luoghi che porto nel cuore, fatti di muretti pietrosi, alberi nodosi, pezzotti di vicino, modellati una volta dalle mani degli scarpellini e ora dallo strofinio della pioggia e del vento su fondali verdi ed azzurri.
Francamente non ho timore di dire che la lettura di queste idee mi ha commosso, perché mi ha fatto scoprire il cuore di un artista leccese, Costantino Piemontese appunto, amico e sodale di tante occasioni di vita in questa Lecce barocca e sobria. Sobria. Un cuore, quello suo, serbato in uno scrigno d'uomo che ora mi si apriva davanti con tenerezza e delicatezza, quelle stesse che io ho conosciuto in un bambino di mezzo secolo fa, quando spensierato correva sul prato della casa nel campo degli ulivi, intento a volteggiare l'aquilone dell'ingenua creatività. Ho risposto a Costa che accettavo di fare tutto quello che mi avrebbe chiesto, appunto essere qui stasera con voi e con lui per dire di questi suoi pastelli, di queste sue immagini che assieme a voi osservo e che sento come un ritorno dell'artista al tratto della gioia e della fanciullezza. Ci sono fili sottilissimi in questi fori, fili che segnano il sentiero della vita di Costa. C'è il ritorno alla casa e la strada che a quella casa porta. Ci sono poi nature morte, oggetti definiti in una prospettiva che spesso prospettiva non è. E ci sono paesaggi del cuore, campiture di paesaggi della terra amata. Trulli alberi antropizzati, un faro davanti a un mare, che chiama la luce della diversità. Si tratta di pastelli che hanno tutti un tratto di fondo, quello del sole lucido, della trasparenza e della nostalgia, quella stessa del tempo mai vissuto, ormai passato e che mai più potrà tornare. La strada della casa, che si trova lì dietro, sta lì a significare che dietro la perigliosa curva al gomito c'è forse la soluzione dei problemi della vita. Forse c'è la casa dove l'artista potrà finalmente trovare la quiete dell'anima. Ma chi non dice che forse là, oltre la stretta del cuore, c'è ancora altra inquietudine? come la te. Qui, di questi disegni a pastello di Costantino, non voglio dire altro. Cioè non voglio parlare della maestria o meno dell'artista, perché non sento essere questo il mio compito in questa presenza. Aspetterò ancora il tempo dell'andare incontro alla sua continuità esperienziale, per poi poter dire e sottolineare. Qui parlo del significato delle immagini che Costa ha prodotto, spinto da quel sentimento d'amore che tutto compra e tutto copre. Un giorno egli mi disse, c'è stato un tempo in cui andavo rigirando nella testa frasi che cercavano un andamento in versi, dove di allora ho amato allo stesso modo la vita dei campi, il lavoro dei contadini e i paesaggi solitari che ricercavo timidamente. Ci sono stati allora i lunghi anni del tavolino e dei fogli di cartapista impastati di pollura. È stato il tempo in cui ci siamo conosciuti, io e te. Ho dei sogni conservati nel cassetto, affondati su un carro. Vado 2 anni a farmi davvero compagnia, solo la matita e il crudo. Appunto sogni lucidi e di transa sospirare. Sogni pastellati su semplice carta da cartapesta, contratti di un artista non più bambino, ma che del bambino conserva. Grazie. Ciao Costa, godetevi questi disegni. È bellissimo, grazie. Non si vede di conoscere. Lo conosco da vecchia, tutti e due. Voglio ringraziare, non ho più tempo di finire, diciamo, l'allestimento come qua l'architetto, diciamo, senza una benignamente che dunque va spostato, devi mettere lì i numeri, devi mettere le etichette, io ho più tempo, cioè, ne voglio cambiare un altro che poi non sono riuscito a finire a portarlo, no? E quindi volevo ringraziare le persone che mi hanno aiutato. Per cominciare da Maurizio che ha creduto in me, perché se non avesse avuto questa fiducia in me non sarebbe qua. Voglio in particolare ringraziare Michele Massari che fa grande compagnia con la sua opera. Devo ringraziare perché questa è la mia prima, spero non sarà l'unica, la mia prima personale. E questo percorso di questi lavori raccolgono
un aspetto, una collana, di cose che ho fatto in un anno, questa sezione, che è appunto la strada di casa, questo rapporto che tra me e il percorso che avevo alle spalle e quello che spero di poter avere in futuro. Ringrazio il comune nella persona del sindaco, del dirigente Nicolelia, che ha firmato l'autorizzazione, però voglio ringraziare la dottoressa Tina Di Leo con la signora Maria Margiotta, che sono un team. Quando sono andato a trovare l'ufficio penso che siano rimaste sconvolte, perché io perché dovunque vado io mio, e anche quando sono andato all'ufficio. No, ci conosciamo da anziani. Sarò entrato poco prima o poco dopo di Beniamino, che era le prese ormai l'itinerario ecco, devo ringraziare, perché dopo questo impatto io molto timido e come impacciato mi hanno aiutato, soprattutto mi hanno dato i consigli, mi hanno detto di rivolgermi al signor Franco Miccoli, che è stato la cedesse, e anche il due signore, la signora Giuliana, che stasera non è per il turno, e l'altra collega Margherita che mi hanno aiutato. Ringrazio tutti voi che siete qui, e adesso vi invito a gustare le uniche prelibatezze di questa serata, cioè dei dolci che ho fatto io. Grazie. Grazie a mia moglie. Grazie a mia moglie, mi ha fatto la sua vita. Non l'ho ripreso, Costa. Fermo, stop, un lungo bacio. Un lungo bacio. Mettili in poco. Mia moglie e mia figlia. 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 E il cane, dai. Con questa sera salutino il mio cagnolino che mi sta sempre accanto e che in qualche modo, però è molto più dolce che un fratello gemello, in qualche modo, come dire, visto che io per tantissimo tempo, adesso ho una specie di ribellione mia al gemello, cioè mi risultato un po' più da solo, e il mio zoltino mi segue come un'ombra, però è buono, invece lui è una presenza. Grazie. Volete accomodarvi? Ancora un po' al piede posso stare, sennò poi giro questo mi chiedo. L'abbiamo come innanzitutto queste sono due colleghe di mia moglie, la figlia di Beniamino, la moglie di mia moglie e poi mia figlia. Ecco, il dottore di San Marco. E il modo in cui noi abbiamo conosciuto il dottore e la signora, quando andammo ad abitare e a fare cartapesta in una palazzina dell'antica di Lecce, in questa piccola corte, in cui l'aspetto centrale era questa bella abitazione elegante, con le persiane sempre chiuse, che ogni tanto si affacciavano, e dei domestici che pulivano. E mi ricordo che noi, siccome il portoncino era tutto rotto, eccetera, il nostro portoncino era tutto rotto, mettemmo, siccome avevamo dentro tutte le nostre ricchezze, che erano due sedie rotte, una cassapanca presa alla stazione ferroviaria di via Monteroni, nessuno sa, adesso c'è un dopolavoro ferroviario, una volta c'era una piccola stazione ferroviaria della sud-est. Avevamo preso sta cassapanca e avevamo messo un cartello: attenzione al gatto. Allora una mattina c'era il batocchio piccolino con la testa di sfinge, sentimmo bussare, tac 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 tac,
Noi pensavamo che fossero i creditori dove avevamo preso l'argilla, perché noi eravamo scappati di casa, quindi avevamo preso il negozio del materiale senza pagare, cioè paga nostro padre. Sentimmo bussare il patocchio, scendemmo e c'era davanti al portoncino di questa nostra casa, c'era questa corte, una bellissima signora con gli occhi azzurri, come il cielo è una dea. Ecco, una dea. Il cielo è un'imitazione degli occhi azzurri, sì, ecco, della signora, della consorte, dottoressa. Ma scusate, ma io ho un po' paura, ma non è che il gatto ci vuole? E noi diciamo, signora, veramente, noi abbiamo messo questo cartello contro i ladri. La signora era accompagnata, noi non l'avevamo visto, dal marito, che da poco più là e sentivo la sua risata, e questi gentilissimi, nobilissimi signori da allora ci invitarono ad andare nella loro casa, ci aiutarono. Possiamo dire che è stato un mecenate. Ci presentarono all'intelligenza, le conosceva mia madre, ecco. Mia mamma poi conosceva Maria Petronile, quindi poi il motore ha detto, dottoressa Marco, ma io questo è amico della mamma, ve lo ricordavo, quindi quale dici, no? Adesso questo, le opere, allora va bene, noi salutiamo Costantino, dottore, scusate, noi chiediamo permesso, scusa.